Siamo in collegamento con il professor Giovanni Esposito, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia emodinamica dell'Università Federico II. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi nuovamente con noi, professore, ben trovato. Salve dottoressa, grazie sempre a voi per l'invito, è un piacere incontrarla. Allora, professore, noi ci siamo incontrati in collegamento molte volte durante il lockdown e abbiamo parlato di quanto il Covid abbia in qualche modo reso più difficile la cura di altre patologie e questo era un elemento che destava molto preoccupazione, lei l'ha sottolineato nei nostri collegamenti. Allo stato la situazione è tornata pressoché alla normalità per le cure delle altre patologie? Sì, adesso diciamo, si sta verificando un po' quello che noi avevamo, purtroppo già, diciamo, già avevamo qualche preoccupazione qualche mese fa, e cioè sostanzialmente si ritorna a curare bene, diciamo, a tentare di curare bene le malattie cardiovascolari, ma abbiamo la problematica dell'accesso, della garanzia dell'accesso a tutti i pazienti, insomma, quelli che per un certo periodo abbastanza significativo, più di un anno, non si erano sottoposti ai controlli cardiologici, adesso ovviamente hanno bisogno di farlo, e quindi già nelle patologie cardiovascolari erano le liste d'attesa, diciamo, consistenti prima del problema del coronavirus. Adesso noi soffriamo un po' questo, quindi c'è da recuperare un po', diversi milioni di visite, diciamo, di controlli cardiologici un po' in tutta Italia, e questo ovviamente rende la complessità diciamo, di quest'organizzazione, la viviamo tutti i giorni, insomma. Certo, voi insomma, quindi a distanza di un anno e più siete in grado di quantificare il danno prodotto dal Covid per le malattie cardiologiche, ad esempio? Ma noi lo viviamo un po' tutti i giorni, perché poi quei pazienti che per un anno non abbiamo visto, ovviamente ci sono i pazienti che hanno avuto una progressione della malattia, pazienti che non hanno potuto avere accesso a quelli che erano i controlli cardiologici, ovviamente adesso hanno una situazione sanitaria che è un po' più complessa rispetto a quella che poteva essere magari prevenuta con le terapie, con un aggiustamento, insomma, della terapia nel corso dei mesi, come un po' succede a tutti i pazienti ad elevato rischio cardiovascolare. Quindi adesso non soltanto dobbiamo recuperare, ma ci troviamo davanti a situazioni cliniche spesso molto complesse rispetto a quelle che potevano essere invece nella routine. Ci dica un'altra cosa, direttore, i pazienti che hanno contratto il Covid-19 dopo hanno, dicono, vari problemi di varia natura, hanno anche problemi cardiologici di natura cardiovascolare? Avete potuto riscontrare? Perché mo comincia, diciamo, adesso comincia anche a esserci una certa casistica. Sì, questo è un punto molto importante perché sostanzialmente adesso stiamo cominciando a vedere un po' tutto quello che è il residuo post-Covid, che in realtà avevamo considerato una guarigione totale, in realtà non lo è, perché sia da un punto di vista respiratorio, ma anche da un punto di vista cardiovascolare, è una malattia che stressa particolarmente il sistema cardiovascolare. E quindi noi si stanno allestendo degli ambulatori ad hoc proprio per il post-Covid, perché soprattutto nelle categorie più a rischio che sopravvivono alla patologia e che comunque poi residua invece una malattia respiratoria, anche cardiovascolare importante, i tempi di recupero totale a quella che è diciamo, la guarigione totale, quindi il recupero anche funzionale, è molto molto più lungo di quello che ci saremmo aspettati. E i pazienti lo pagano anche in termini, come dire, di abilità al lavoro, quindi di ritorno a tutte quelle che erano le loro normali attività sociali, ma anche diciamo, di lavoro, e quindi stiamo imparando moltissimo adesso anche da tutto questo aspetto qua, e ci vorrà sicuramente del tempo, e ci vorranno mesi, in alcuni pazienti anche qualcosa in più. Professore, adesso chiaramente si spinge sulla campagna vaccinale per arrivare a quella immunità di gregge che potrebbe in qualche modo farci uscire, si spera almeno, dalla pandemia. È giusto vaccinarsi, adesso chiaramente si è abbassata anche la fascia d'età, si vaccinano i cinquantenni, poi ci sarà probabilmente la vaccinazione libera. Le chiedo, poiché
Abbiamo due tipi sostanzialmente di vaccini che agiscono in maniera profondamente diversa. Mi riferisco a Pfizer, Moderna e AstraZeneca e Johnson & Johnson. Un paziente deve essere sottoposto al vaccino e prima di sottoporsi al vaccino è bene che si sottoponga a degli esami. Per esempio, un paziente che non fa visite cardiologiche da molti anni e magari deve fare la dose di vaccino, sarebbe opportuno che sapesse quali sono le sue reali condizioni? Visto che il paziente non ha possibilità di scegliere, nemmeno il medico del paziente può scegliere, si va all'hub vaccinale, se ti spetta AstraZeneca ti fanno AstraZeneca, se ti spetta Pfizer, diciamo ti fanno Pfizer. Sì, questo è un punto abbastanza delicato. Mentre da un lato c'è l'esigenza di dover vaccinare, ovviamente come lei ha giustamente sottolineato, una percentuale nella tempistica quanto più rapida possibile per raggiungere l'immunità di gregge, è chiaro che ci sono, diciamo, categorie ben specifiche di pazienti che sono i cosiddetti soggetti fragili. Ecco, sicuramente un giovane, diciamo un soggetto giovane che non ha comorbidità può vaccinarsi indipendentemente con tutti i tipi di vaccino, perché diciamo, anche sia quelli con vettore virale, sia diciamo, i vaccini più moderni hanno diciamo, rischio-beneficio assolutamente a favore di quello che è il beneficio. Un po' tutti i vaccini lo hanno. Il problema, il concetto è individuare invece quei soggetti fragili. I soggetti fragili invece hanno come dire, un inquadramento clinico che ovviamente orienta più verso un vaccino rispetto che l'altro, quindi è importante che i soggetti che abbiano una comorbidità e che sono soggetti fragili si rivolgano ai propri medici, perché oggi, anche se in realtà diciamo, non conosciamo benissimo un po' tutto quello che possono essere gli aspetti, perché ovviamente il vaccino si è costruito un vaccino in una tempistica talmente rapida che ovviamente è stato molto difficile e l'obiettivo era quello di lasciarlo nel miglior tempo possibile con una sicurezza quanto più elevata possibile e ci siamo riusciti anche miracolosamente. Però è chiaro che se i pazienti hanno avuto eventi trombotici, sono pazienti fragili, hanno avuto un ictus, hanno avuto diciamo, patologie, in realtà c'è una tabella ministeriale che è rilasciata e definisce bene quali sono i soggetti più fragili ed è utile che ecco, tutti i pazienti che hanno avuto patologie complesse in passato si rivolgono al proprio medico e sicuramente verranno indirizzati su quello che è il vaccino, diciamo, ideale che magari ha un po' meno effetti indesiderati rispetto ad un altro, anche se, ripeto, non ci sono, diciamo, non sono state ben identificate un processo going. La stessa storia del vaccino AstraZeneca ce lo insegna. Prima era per i pazienti, diciamo, meno di un'età, poi dopo più di quell'età, poi dopo, beh, tutto questo è un percorso, diciamo, ad ostacoli che si basa su un unico concetto, quello del rischio-beneficio. Quindi più noi conosciamo i rischi dei vaccini, più ovviamente adottiamo quelle che poi sono le strategie con un maggior rischio-beneficio. Ed è chiaro che però va vaccinati, tutti vanno vaccinati, perché se non raggiungiamo l'immunità di gregge, anche quel 30-40% di pazienti che poi, di soggetti che è stato vaccinato, non porterà a quello che poi è lo scopo principale di una campagna vaccinale di massa, è quella cioè di portarci alla uscita totale da questa pandemia ed è l'unica che ci porterà un po' di normalità, diciamo. Prima di salutarci, professore, ci dica una cosa. Per fare prevenzione nelle malattie cardiovascolari, a che screening bisogna sottoporsi? Da che età e in che tempi? Allora, tutto dipende anche su quello che è l'inquadramento di base dei soggetti, i pazienti. Se un paziente ha una genetica complessa perché il papà ha avuto, diciamo, un infarto, un ictus o perché c'è familiarità per l'ipercolesterolemia, tutta questa, diciamo, la prevenzione parte molto presto, parte anche nelle prime decadi di vita. Mentre ovviamente se non c'è storia di malattia cardiovascolare, tutto questo nei soggetti maschi va, diciamo, ai 40 anni. Quindi bisogna identificare paziente per paziente. La prevenzione globale va bene per tutti, quindi una vita sana, attività sportiva, una dieta idonea, questo fa bene a chi ha il rischio più elevato, il rischio più basso. Ma è chiaro che ci sono dei soggetti che devono andare incontro a prevenzione anche nelle prime decadi di vita, e sono i soggetti più a rischio con ipercolesterolemia familiare, i soggetti che hanno genetica, diciamo, patologie, geneticamente un rischio elevato per casi in età giovanile di ictus o infarto.
Perfetto, noi la salutiamo, la ringraziamo e speriamo che possiamo riprendere a far sport perché il Covid ci ha purtroppo e le decisioni governative ci hanno tolto anche la possibilità di fare sport con gli impianti sportivi chiusi. Adesso si comincia a fare sport all'aperto, speriamo quanto prima che si possa riprendere anche ad andare in vasca e nuotare, che insomma anche fa molto bene. Grazie e buon lavoro, arrivederci. Grazie a lei, buon lavoro, arrivederci.